nullità dei matrimoni, istituito ad Arezzo il Tribunale diocesano. Terremoto nel centro Italia, la Caritas diocesana in via delle tende, ospiteranno almeno 60 persone. Economia, continuano a calare le imprese artigiane nell'Aretino, negli ultimi 7 anni 1200 hanno chiuso i battenti. Giostra straordinaria, offese a Signe Arezzi durante il corteggio storico. La presa di posizione del presidente Giustini, rappresentiamo la città, chi ci attacca denigra se stesso. Un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD in apertura di questa nostra edizione, la pagina relativa alla cronaca. Martedì nero sulle strade aretine che hanno registrato due incidenti mortali ed uno grave. Il primo è avvenuto intorno alle 10.30 di questa mattina sul raccordo autostradale Arezzo-Battifolle. La vittima è una donna di 82 anni residente nella frazione di Salleo ad Arezzo. Alla guida di un'utilitaria si è scontrata frontalmente con un tir proveniente da Città di Castello. Dalle prime ricostruzioni pare che la vettura abbia invaso la corsia opposta e il camionista non sia riuscito ad evitare l'impatto. Un altro incidente frontale è avvenuto alle 16 di questo pomeriggio a Santa Mama nel comune di Subbiano. Un novantenne di Castel Focognano, Metello Rossi, è morto sul colpo, mentre l'uomo alla guida della seconda vettura, un 43enne di Subbiano, è rimasto ferito in modo non grave. Con l'elisoccorso Pegaso è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Careggi di Firenze. La giornata era iniziata con un altro incidente sempre a Subbiano in Viale Europa. Alle 8.40 una bici si è scontrata con un camion. L'uomo alla guida delle due ruote, un 74enne, è stato soccorso da un infermiere del 118 che lo ha intubato e ha gestito il trasferimento con il Pegaso. L'uomo in gravi condizioni è stato trasportato in codice rosso al Careggi. Voltiamo pagina adesso. Nullità dei matrimoni, istituito ad Arezzo il Tribunale diocesano. Ho deciso di dare disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio. Così scriveva Papa Francesco nel motu proprio con cui nell'agosto del 2015 ha modificato le norme che riguardano i processi per il riconoscimento della nullità matrimoniale. Un documento che introduce profonde novità a partire dai principi di accessibilità e soprattutto celerità dei processi. Così, dopo vari approfondimenti svolti sia a livello nazionale e regionale, la decisione di Papa Francesco trova attuazione a livello locale, portando la diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro a costituire il proprio tribunale diocesano. Una riforma che rende più evidente il ruolo del vescovo, che come pastore e capo della diocesi è anche giudice tra i fedeli a lui affidati. Un aspetto teologico non privo di conseguenze pratiche. Questa funzione, infatti, scrive il Papa, non può essere completamente delegata. Le nuove norme prevedono, tra le altre cose, un processo in forma abbreviata in cui il giudice è lo stesso vescovo, come garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina. Un compito che verrà svolto così anche dall'arcivescovo Riccardo Fontana, affiancato in qualità di vicario giudiziale, giudice e istruttore da Domenico Alberti e da Don Luigi Buracchi in qualità di difensore del vincolo. Insieme con loro ci saranno in questo delicato compito anche Paola Galvan con il ruolo di cancelliere e Alessandro Rossi in qualità di patrono stabile. Non sarà facile dimenticare questo significativo periodo della mia vita professionale. Un periodo di lavoro intenso e tutto speso alla ricerca delle più elevate condizioni di sicurezza e vivibilità di questo splendido territorio aretino. Con queste parole il questore di Arezzo Enrico Moia saluta gli aretini
Dal 1 settembre infatti passerà alla dirigenza della Polizia di Frontiera della Lombardia, lasciando il posto a Bruno Failla. Nel suo saluto Moia sottolinea le sinergie istituzionali solide e radicate che hanno consentito la definizione di moduli operativi e di intervento di riscontrata efficacia e affidabilità, permettendo risposte tempestive e di particolare incisività. Moia si è poi soffermato sull'impegno profuso nella gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in ragione dello straordinario numero di eventi di carattere sociopolitico, sportivo e culturale che il fervente dinamismo del territorio ha proposto. Parliamo adesso del terremoto che ha colpito il centro Italia. La Caritas diocesana invia delle tende, ospiteranno almeno 60 persone. Un piccolo grande gesto di solidarietà a sostegno delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. La Caritas della diocesi di Arezzo, Cortone e San Sepolcro il 31 agosto invierà 10 brande e 6 tende capaci di ospitare almeno 60 persone per il campo di accoglienza Rio 1 di Acquasanta Terme. 2.400 abitanti distribuiti in 51 frazioni sparse nell'Appennino della provincia di Ascoli Piceno. Un gesto che arriva su una precisa richiesta del responsabile del campo per dare sostegno alle popolazioni duramente colpite. Allestito per accogliere 70 persone, il campo Rio 1 già dal 28 agosto ne ospita il doppio e a causa di motivi burocratici pare non sia così immediato l'ottenimento di nuova fornitura. Da qui la pronta risposta della Caritas diocesana che in questa fase di prima emergenza, sia a livello diocesano come a livello nazionale, non sta effettuando raccolte di generi alimentari. Una esigenza che nasce per evitare azioni inefficaci o di essere addirittura di intralcio agli operatori che ancora stanno scavando sotto le macerie e stanno cercando di garantire accoglienza e servizi primari alla popolazione. Anche in merito alla disponibilità manifestata da numerosi volontari per recarsi nei territori colpiti, la Caritas ribadisce che al momento non è possibile, sia perché le vie di comunicazione sono ancora interrotte, sia perché a livello organizzativo appesantirebbero il lavoro di quanti sul territorio sono all'opera per alleviare i disagi delle comunità locali. In questa primissima fase sono comunque operative le delegazioni regionali di Caritas Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo Molise, che garantiscono prossimità e vicinanza alle persone. Nel frattempo, in vista della colletta nazionale del 18 settembre indetto dalla Conferenza Episcopale Italiana in tutte le parrocchie, l'invito è quello di concentrarsi sull'animazione e sensibilizzazione delle comunità locali. Dopo l'ennesima tragedia causata dal terremoto occorre pensare seriamente alla prevenzione. È l'appello lanciato da Giordano Cerofolini, presidente della Federazione Edili di Confartigianato Arezzo, a seguito del sisma che ha colpito alcuni comuni del centro Italia. Secondo l'associazione di categoria è importante promuovere una campagna informativa per far conoscere ai proprietari delle abitazioni il reale stato degli edifici tramite un'indagine conoscitiva fatta sotto il controllo e la responsabilità di enti pubblici, promuovendo al contempo gli incentivi per le ristrutturazioni e la messa a norma antisismica degli edifici. Altro punto fondamentale riguarda l'esecuzione dei lavori. Negli appalti pubblici, sottolinea Cerofolini, è necessario evitare le gare al massimo ribasso, perché minima spesa spesso significa bassa qualità dei materiali e utilizzo di manodopera non specializzata. In Italia, ricorda infine il presidente della Federazione Edili, non esiste alcuna legge che regoli l'accesso alla professione edile. Veniamo adesso all'economia. Continuano a calare le imprese artigiane nell'Aretino. Negli ultimi 7 anni 1.200 hanno chiuso i battenti. Un settore ancora alle prese con difficoltà importanti che si riflettono sulla dinamica imprenditoriale. È il quadro che emerge per il primo semestre 2016 dal registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio di Arezzo.
Benché nel secondo trimestre il bilancio prescrizioni e cancellazioni abbia presentato un saldo positivo di 20 imprese, il confronto con gli anni precedenti continua a mostrare un ricorrente segno negativo. Al 30 giugno, infatti, le imprese artigiane si attestano complessivamente a 10.362 unità, inflessione dell'1,4% rispetto alla metà del 2015, che aveva già registrato una diminuzione dell'1,6% in confronto all'anno precedente. L'andamento complessivo del sistema delle imprese artigiane aretine, sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Arezzo Andrea Sereni, continua ad essere pesantemente condizionato dalle ricorrenti flessioni evidenziate dai due settori di maggior peso, meno 2,6% nelle costruzioni e meno 1,2% nel manifatturiero. A queste si sommano i cali dello 0,6% nel commercio e del 2,3% nei trasporti. Fortunatamente, evidenzia Sereni, ci sono specializzazioni che invece mostrano segnali di risveglio: servizi, agricoltura, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e servizi alle imprese. Negli ultimi 7 anni le aziende artigiane aretine sono diminuite di 1.200 unità. Si tratta nella maggior parte dei casi di piccole e micro imprese, il cui mercato di riferimento è spesso locale o al massimo nazionale e quindi particolarmente sensibile alla crisi dei consumi e degli investimenti, spiega il segretario generale della Camera di Commercio Giuseppe Salvini. Si notano comunque segnali di adeguamento verso forme più strutturate come le società di capitali e meglio rispondenti alle nuove sfide dei mercati. A livello territoriale le imprese artigiane sono localizzate in prevalenza nella zona del comune capoluogo in Valdarno. Tutte le aree territoriali sono accomunate da una tendenza negativa, ma solo la zona aretina presenta una flessione inferiore alla media provinciale, fermandosi ad un meno 0,8%. È stato destinato alla zona socio-sanitaria aretina quasi 500.000 di euro per l'inserimento di persone disabili nel mondo del lavoro. A seguito del bando promosso dalla Regione Toscana, il Comune di Arezzo, su delega della Conferenza dei Sindaci della zona aretina, ha predisposto una manifestazione di interesse rivolta a soggetti che operano nel territorio per costituire un tavolo di lavoro finalizzato alla coprogettazione. Composto da oltre 26 soggetti del privato sociale e da rappresentanti dei comuni coinvolti della USL Sud-Est, il gruppo ha individuato il consorzio COB come capofila per la presentazione del progetto, che ha ottenuto i fondi della regione. Si è registrata una grande alleanza tra comuni e soggetti coinvolti, ha commentato Lucia Tanti, assessore alle politiche sociali del comune di Arezzo, che aggiunge: vince il modello di una zona socio-sanitaria forte. Parliamo adesso di giostra, in particolare dell'edizione che si è appena disputata, quella straordinaria di agosto. Sono state registrate delle offese a Signarezzi durante il corteggio storico. La presa di posizione del presidente del gruppo, Stefano Giustini: rappresentiamo la città, chi ci attacca denigra se stesso. La giostra del Saracino rappresenta un momento di aggregazione per la comunità aretina, specchio dell'identità della città e dei suoi abitanti. Una giornata di festa che sfortunatamente nell'edizione straordinaria di agosto è stata macchiata da alcuni spiacevoli episodi che hanno visto protagonisti, loro malgrado, i membri della rappresentativa comunale. I componenti di Signarezzi sono stati offesi e derisi durante il corteggio storico, al momento del passaggio in via Roma, di fronte anche a numerosi turisti. Dura condanna del gesto da parte del presidente del gruppo Stefano Giustini, soprattutto per la mancanza di rispetto mostrata nei confronti dell'impegno che anche questa compagine giostresca mette in campo tutto l'anno. Siamo passati altre volte sopra certi episodi. Io considero questi episodi non assolutamente di tipo goliardico, e nemmeno quella che viene detto il sale della giostra. Secondo me è solamente il non rispettare quella che è la nostra funzione. La rappresentativa comunale chiaramente è quello che è la storia della nostra città. Il cavallo inalberato e tutto quello che c'è dietro non è uno scherzo, è storia vera, è la nostra tradizione, la nostra cultura. Dico sinceramente che chi ci denigra
denigra se stesso. Voltando pagina, ma rimanendo per aspetti sicuramente più positivi in casa Signa Arezzi, è importante ricordare che anche per l'edizione di settembre in calendario per domenica 4 verrà riproposta un'iniziativa che nelle ultime edizioni ha anche riscosso un grande successo. La Lancia d'Oro verrà custodita all'interno della sede nel periodo di interruzione del corteggio storico. La Lancia d'Oro è un oggetto che rimaneva nascosto in realtà. In questo modo abbiamo voluto portarla veramente in mezzo alla gente. Sarà esposta da mezzogiorno e mezzo circa fino intorno alle 14. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, candida Firenze come sede delle Olimpiadi 2024. Giani sottolinea infatti il clima di scetticismo che si vive a Roma, così come l'indisponibilità di Milano dopo l'impegno di Expo. Pertanto il presidente dell'Assemblea ritiene plausibile prospettare la candidatura della città del Giglio. La proposta dal titolo Dici Firenze, vedi Toscana mette in fila strutture e discipline per l'intera regione. Tra le varie zone, Giani pensa alle strade della Val di Chiana e della Val d'Orcia per il ciclismo, avendo come riferimento Arezzo. Nonostante la mole di investimenti che sarà necessaria, il presidente del Consiglio regionale crede che molti degli impianti già esistenti siano una base di partenza per l'adeguamento, nel caso in cui sia confermata l'indisponibilità di Roma. E con questa notizia si chiude per questa sera il TSD Notizie. Vi ricordo che l'informazione prosegue anche online all'indirizzo www.tsdtv.it. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.